Ma i contenuti sono, è un incontro, una storia, un incontro su Facebook. Questo incontro è stato occasionale e da lì è nato un amore. Un amore, cos'è l'amore? L'amore di due persone, un uomo e una donna, che si incontrano però tutti e due hanno degli ostacoli che poi vengono superati dalla speranza, dalla felicità, dalla lotta. Tant'è vero che questo libro una parte la dedico anche a Papa Francesco, perché Papa Francesco ha sempre detto che la famiglia è importante, però ci sono anche momenti difficili, però insieme si può lottare. Questa storia la dedico a tutti gli innamorati del mondo perché non dobbiamo guardare se uno è nero, se è bianco, se è verde, no. La famiglia è sempre unica. Il libro parla proprio di questa storia, di questa donna che purtroppo soffre, c'ha un male e questo male lo supera grazie all'amore, grazie alla vita, alla felicità. Piano piano il marito, quest'uomo, gli dà una mano, insieme lottano per la vita. La cosa più bella di questo libro è che fa capire che anche sui social network, su internet, si può trovare anche l'amore, però bisogna stare molto attenti. Questo è fondamentale perché ci sono casi dove non sai dall'altra parte chi c'è. Invece questo libro parla il contrario. Perché quest'amore è nato proprio in un bar. Si sono incontrati in un bar, hanno preso un caffè e si sono conosciuti. E da lì è nato l'amore. Tant'è vero, vi annuncio che a dicembre su internet ci sarà una canzone che ho scritto io, Un amore infinito, che canterà mia figlia, proprio perché la dedico alle persone innamorate che soffrono, ma poi dopo trovano la felicità. Il devoluto di questo libro, voglio dirlo, va a una scuola nelle Filippine, perché credo che la famiglia, i figli sono fondamentali e io voglio dare la possibilità a dei bambini di andare a scuola, di poter studiare. Il devoluto di questo libro sarà anche per questo.